Ciao ragazzi, Capitan Ventosa, mi stimo e mi incoraggio. Oggi vado a trovare il mio amico Marco Camisani Calzolari perché ci sono ancora truffe in internet su WhatsApp. Oh, che paura! Sapete dove vado? A Londra. E ci vado con il mio nuovo mezzo che padroneggio e spadroneggio. No, di là. Vabbè, vado a piedi. Marco Camisani e Calzolari, ah, ecco. Reggi qua che pesa, sì. Ho fatto una corsa fino a Londra per parlarti di persona, sì. Perché io non mi fido più di internet, sì. Anzi, voglio avvisarti, stai attento. Oh, però, finalmente mi avvisa lui, esatto, una volta. Vai. Allora devi stare attento, sì. A non accettare l'amicizia su Facebook di tale Fabrizio Brambilla, è un hacker, te l'ho detto io. Chi te l'ha detto che è un hacker, sì. Ventosa, chi gliel'ha detto a lei che è un hacker, gli amici che gliel'hanno mandato? Mi faccia vedere un attimo, eccolo, mi faccia qua. Vedere. Questo è il messaggio. Questo qui, sì. È appena arrivato. Vediamo un po'. Dite a tutti i vostri contatti della lista di Messenger, sì? Di non accettare la richiesta di amicizia di Fabrizio Brambilla. Ah. Lui ha la foto con un cane, sì. È un hacker, ha collegato il suo account a Facebook, eccetera, 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 eccetera. Allora, ecco, Brambilla, guarda. Non è un hacker. Come no? È una bufala che circola. Una bufala? Certo, circola. Perché fanno circolare queste bufale che apparentemente sono innocue? In realtà, sì. Possono fare molto male, ma perché? Molto, molto male. Per esempio, una persona, sì? Ha ricevuto minacce, intimidazioni. Questo si chiamava Alfredo Mascheroni, era un barista, vero? Sì? È un barista che ha ricevuto, insomma, minacce, eccetera, e atti vandalici. Okay. Perché hanno fatto circolare, sì? Una bufala simile in cui in sostanza dicevano che lui fosse un pedofilo. Caspita, quindi ha veramente rovinato la vita. Rovinato la vita, per cui succede. Naturalmente bisogna indagare per capire esattamente se si tratta di una bufala. Bisogna fare attenzione in generale, anche perché, certo. Può sembrare un mondo virtuale, ma è un mondo reale. Molto e vi reale. Ricordiamo, sì. Che quel che fate vale. E allora mi stimo e mi incoraggio e soprattutto vi stimo e vi incoraggio a fare sempre molta attenzione, soprattutto agli hacker. Eh sì, io per esempio ho degli, sì. Hacker sotto il tappeto. Veramente? Sul cuscino, io li sbatto, ma gli hacker rimangono lì. Mi dà fastidio, sono allergico. Un altro tipo di hacker.